Quello che state per vedere è un documento eccezionale e, come lo vedrete, è anche totalmente inedito. È la versione integrale filmata dell'ultima vera intervista di Paolo Borsellino, procuratore aggiunto a Palermo, prima di morire ammazzato dalla mafia. L'intervista l'hanno realizzata due giornalisti francesi, Fabrizio Calvi e Jean-Pierre Moscardot, nella sua casa di Palermo, andandolo a trovare nel pomeriggio del 21 maggio del 1992. Due giorni prima della strage di Capaci e 59 giorni prima della strage di Via D'Amelio. I due giornalisti lavoravano per Canal Plus in Francia, da Pay TV transalpina. Calvi stava scrivendo il suo libro L'Europa dei padrini e Canal Plus ha commissionato a lui e a Moscardot un film sulla mafia in Europa. Allora i due cominciano a intervistare testimoni, agenti dei servizi segreti, mafiosi, pentiti e non, magistrati, avvocati. E riescono perfino a ottenere l'autorizzazione a seguire l'eurodeputato Andreottiano Salvo Lima durante i suoi spostamenti tra la Sicilia e il resto d'Europa, il Parlamento europeo. Cominciano a girare. Nel marzo del 92 però Lima viene assassinato da Cosa Nostra, nel centro, per la strada vicino a Mondello, a Palermo, dopo che la Cassazione ha reso definitive le condanne del maxi processo, scatenando così la reazione della mafia contro i politici che le avevano promesso la solita assoluzione in Cassazione per insufficienza di prove. Intanto però i due giornalisti si sono imbattuti nella figura di Vittorio Mangano, un mafioso palermitano della famiglia di Porta Nuova, che aveva prestato servizio come fattore, come amministratore della villa, non solo come stalliere, come poi si dirà, di Arcore tra il 74 e il 76 per due anni. Era stato assunto Mangano da Marcello Dell'Utri nella casa di Berlusconi, quando Dell'Utri all'epoca faceva il segretario tuttofare di Silvio. E così i due giornalisti abbandonano il reportage che doveva ruotare intorno alla figura di Salvo Lima e si concentrano sui rapporti fra il cavaliere Dell'Utri e Cosa Nostra. Siamo nel 92. Canal Plus dà un via libera soltanto verbale ai due giornalisti di proseguire su quest'altro filone, tanto c'era già il contratto per il film precedente che poi era stato abbandonato, e dice di andare avanti. Perché Canal Plus è così interessato a Berlusconi? Perché Berlusconi sta imperversando in Francia con la 5, una televisione privata che è stata aperta con l'aiuto dei socialisti di Mitterrand, Craxi, Mitterrand, Berlusconi. Prima Berlusconi è in società con l'editore francese Hersant, poi diventa il proprietario unico di La 5 e poi si dà anche in Francia alla Pay TV e quindi mette in piedi un progetto per una TV criptata che naturalmente avrebbe dato molto fastidio a Canal Plus, e quindi di qui nasce l'interesse di Canal Plus a scoperchiare gli altarini di questo signore venuto in Francia. Dopodiché però all'improvviso Mitterrand perde le elezioni, le vince Chirac, leader del centrodestra francese, e Chirac mette i bastoni fra le ruote alla televisione considerata vicina ai socialisti, e mentre i due giornalisti stanno continuando a girare il loro reportage, la 5 fallisce, chiude, e Berlusconi se ne torna in Italia con la coda fra le gambe. Canal Plus a questo punto non è più molto interessato alla figura di Berlusconi, che è uscito di scena almeno in Francia, e quindi il reportage di Calvi e Moscardot poi non andrà più in onda. Intanto però loro hanno in mano un materiale molto importante con interviste molto esplosive, è il caso di dirlo, per esempio quella a Paolo Borsellino. Nel frattempo ci sono state le stragi, quindi loro hanno in mano una specie di testamento di Borsellino registrato proprio alla vigilia della morte di Falcone e meno di due mesi prima della morte di Borsellino stesso. Sono circa tre quarti d'ora di chiacchierata in casa di Borsellino, che diventa ancora più interessante nel momento in cui Berlusconi annuncia la sua discesa in campo, cioè la sua entrata in politica all'inizio del 94. E allora loro che cosa fanno? Intanto, non potendo trasmetterla perché il film non c'è più, contattano Leo Sisti, inviato dell'Espresso, e gli danno la trascrizione della sbobinatura integrale dell'intervista che l'Espresso pubblica nella primavera del 94, appena Berlusconi
entra in politica e diventa presidente del Consiglio. E poi all'Espresso, a dimostrazione della genuinità dell'intervista, danno una piccola clip, un piccolo estratto dell'intervista che è stato montato frettolosamente da qualche tecnico senza nemmeno la loro supervisione, ma è un brogliaccio, diciamo così, ufficioso, sbrigativo per uso privato, non certo destinato alla pubblicazione. Quando la vedova Borsellino Agnese sa che c'è questo filmato, chiede ai due giornalisti francesi di mandarglielo e così loro glielo mandano, ma sempre diciamo, per un uso privato e riservato. Secondo Calvi, a seconda di come lo vogliamo chiamare, visto che è un giornalista francese, è la famiglia Borsellino che col suo permesso passa questo premontato di 10 minuti ai magistrati di Caltanissetta che stanno indagando sulla morte di Borsellino e sui possibili mandanti occulti di Via D'Amelio. Tanto più che appunto Borsellino in quell'intervista parlava di Berlusconi, di Dell'Utri e di Mangano. E la bobina quindi viene allegata agli atti dell'inchiesta. Intanto i familiari di Borsellino, sempre questa è la versione di Calvi, ne danno una copia di questa cassetta anche a un giornalista di Rai News 24, Sigfrido Ranucci, che sta lavorando nel 2000 per uno speciale a 8 anni dalla morte di Borsellino, sul canale appunto satellitare della Rai, che all'epoca era diretto da Roberto Morione. Morione ha proposto anche ai programmi della Rai in chiaro, quindi ai telegiornali, ai programmi di approfondimento, di trasmettere questo eccezionale documento, ma si sono rifiutati tutti di trasmetterlo e così lo manda in onda Rai News 24 in uno speciale con magistrati, avvocati, tutte le parti rappresentate il 19 settembre del 2000. Mancano 7-8 mesi alle nuove elezioni politiche che saranno rivinte da Berlusconi nel 2001 e Berlusconi appunto tornerà poi 7-8 mesi dopo al potere e al governo per il suo secondo governo. Secondo i giornalisti di Rai News invece, ma diciamo questi sono dettagli, poco importano, furono loro stessi a ricevere la cassetta dalla famiglia Borsellino e furono loro stessi a passarla al dottor Tescaroli, pubblico ministero a Caltanissetta, che era il titolare dell'inchiesta sui mandanti a volto coperto delle stragi del 92, inchiesta che poi verrà archiviata nel 2002. Secondo Calvi, Rai News però non era autorizzata a mandare in onda quel brogliaccio proprio perché non c'era un imprimatur dei giornalisti, l'avrebbero fatto meglio il montaggio se avessero saputo che era destinata ad andare in onda. E in effetti, il montaggio è un po', diciamo, un po' sbrigativo e anche un po' troppo riassuntivo, ecco, forse forza un tantino la mano di quello che vuole dire Borsellino. In ogni caso, noi abbiamo l'integrale e per questo abbiamo deciso, di distribuirlo insieme al Fatto Quotidiano, di metterlo a disposizione dei nostri lettori. L'intervista, come uscì su Rai News, quindi con il montaggio di 10 minuti, visto che era stata censurata da tutti, decidemmo insieme a Delio Veltri di inserirla nella sua trascrizione, nel libro L'odore dei soldi, che fu pubblicato nel febbraio del 2001, quindi 3 mesi prima delle elezioni poi vinte da Berlusconi. L'odore dei soldi. Io fui invitato poi a presentarlo nel programma satirico di Luttazzi il 14 marzo del 2001, quando mancavano 2 mesi alle elezioni, e raccontai insomma anche di questa intervista a Borsellino, di cui quasi nessuno si ricordava l'esistenza, e suscitando il putiferio che forse qualcuno di voi ricorda. Il libro L'odore dei soldi è stato ripubblicato da poco dagli Editori Riuniti dopo qualche anno in cui non lo si trovava più in commercio, ma qui nel libro L'odore dei soldi c'è la trascrizione di quel montaggio, di quella sintesi ufficiosa. La versione integrale di tutto il girato dei due giornalisti francesi a casa di Borsellino invece è quella che stiamo per vedere insieme. Non abbiamo tagliato nulla, nemmeno i momenti preparatori, nemmeno i momenti in cui la telecamera, pur accesa, rimane appoggiata per terra e inquadra i piedi del giudice Borsellino prima dell'inizio del colloquio ufficiale. Perché questa intervista è molto importante? Intanto perché si sente Borsellino parlare dalla sua viva voce, con estrema prudenza, però parlare dei rapporti fra un mafioso conclamato come Mangano e quello che diventerà, quando lui parla, di lì a 2 anni, capo del governo.
nonché con Dell'Utri, che era il, diciamo, colui che assunse Mangano a casa di Berlusconi. Borsellino dice di non potersi dilungare, di non potersi esprimere sui rapporti fra i tre, perché dice: non me ne sto occupando io, cioè c'è un'inchiesta aperta sui rapporti fra questi tre signori. L'inchiesta è legata ovviamente alle attività della mafia a Milano, in contatto con i gruppi imprenditoriali e finanziari che interessano alla mafia a fini di riciclaggio del denaro sporco. Dice: però non me ne sto occupando io di questa inchiesta, se ne sta occupando il collega Guarnotta. Guarnotta è il giudice Leonardo Guarnotta, che faceva parte, insieme a Falcone, Borsellino e altri magistrati, del leggendario pool dell'ufficio istruzione, il famoso pool antimafia, che poi era stato sciolto anche perché nel 90 era entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, non c'erano più i giudici istruttori, era rimasto Guarnotta in ufficio istruzione. Perché? Perché stava chiudendo tutti i processi che si erano aperti col vecchio rito e che naturalmente proseguivano fino al termine, anche se ormai il rito inquisitorio era stato sostituito con il codice Vassalli. E quindi dice: se ne sta occupando Guarnotta, io non so quali atti siano già ostensibili, cioè pubblicabili e conoscibili, e quali siano ancora coperti dal segreto. In ogni caso, Borsellino dice molte cose, dice di avere conosciuto Mangano negli anni 70 in vari processi. Uno era per delle estorsioni nelle cliniche di Palermo, dove praticamente le persone estorte si ritrovavano in casa delle teste di cane mozzate, scene da Padrino. L'altro processo in cui Borsellino aveva poi ritrovato Mangano era stato il maxi processo, il famoso maxi processo alla cupola di Cosa Nostra, che si celebrò a metà degli anni 80, istruito da lui e da Falcone, grazie alle dichiarazioni dei primi pentiti, Buscetta, Contorno e Calderone. Aggiunge che Falcone aveva poi fatto processare Mangano in un altro processo, il processo Spatola, e infatti Mangano fu poi condannato per mafia, all'epoca il reato era associazione per delinquere, nel processo Spatola, e poi per traffico di droga nel maxi processo, a un totale di 13 anni, di cui poi 11 aveva scontato, e quindi Mangano tra l'80 e il 91 fu in carcere a Palermo. Borsellino sa che Mangano era già mafioso a metà degli anni 70, quando lavorava a casa di Berlusconi, dice era un uomo d'onore della famiglia di Pippo Calò, e a me risultava che era implicato addirittura in un omicidio che era stato perpetrato insieme a un altro boss molto famoso, Saro Riccobono. Lo avevano pure intercettato al telefono nel 1980, mentre parlava con un altro mafioso della famiglia Inzerillo e trattava partite di cavalli e di magliette, che in realtà, dice Borsellino, noi avevamo accertato al maxi processo trattarsi non di cavalli o di magliette, ma nomi in codice per definire partite di droga, partite di eroina. Quindi non era uno stalliere, era un grande trafficante di droga, mafioso. Borsellino lo definisce in questa intervista la testa di ponte della mafia al nord, e per due anni, come vedremo, dentro la casa di Berlusconi. Borsellino, prima dell'arrivo dei giornalisti, si è fatto stampare le schede al computer che riguardano tutta la posizione processuale di Mangano e di Dell'Utri, infatti consulta spesso questi tabulati che ha stampato, e alla fine dell'intervista li passa ai due giornalisti, non pensando che la telecamera è rimasta accesa, no? E dice: prendete queste carte, non dite che ve le ho date io. Segno evidente che non sa quali siano coperte dal segreto e quali no, comunque ci tiene che i giornalisti le abbiano, perché comunque gli pare importante che si sappia in giro in un documentario sulla mafia in Europa e in Italia chi sono i mafiosi e chi sono i loro amici. Da proprio questo gesto gli passa le carte e gli dice: non dite che ve le ho date io. Proprio perché appunto l'inchiesta è ancora in corso davanti al giudice istruttore superstite Leonardo Guarnotta, che poi è lo stesso che andrà in tribunale e nel 2004 poi presiederà il collegio che condannerà Dell'Utri a 9 anni in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa. Questa intervista però è importante anche per un altro motivo, perché nel 2002 la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta ha condannato i boss ritenuti responsabili diretti, cioè esecutori materiali e mandanti diretti della strage di Via D'Amelio, infliggendo loro 13 ergastoli, tanti quanti erano ovviamente i boss e i killer imputate. E nelle motivazioni la Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta include questa intervista,
Tra le cause che spinsero Totò Riina ad accelerare il progetto di uccidere Borsellino, che inizialmente non era nemmeno previsto fra gli obiettivi di Cosa Nostra, perché bastava e avanzava aver ucciso Falcone, vista la reazione che la mafia si attendeva da parte dello Stato. Invece arrivò un input per infilare anche Borsellino nel mirino di Cosa Nostra, e secondo i giudici una delle ragioni per cui fu ucciso Borsellino fu proprio perché si era saputo negli ambienti mafiosi che aveva rilasciato questa intervista, diciamo smascherando in qualche modo i rapporti imprenditoriali esterni che la mafia tramite Vittorio Mangano aveva intrecciato nel nord a Milano con gente come Berlusconi dell'Utri. Infatti nelle motivazioni depositate si legge che la morte di Borsellino era una morte annunciata, e i giudici scrivono: questo processo è impregnato di riferimenti, allusioni, elementi concreti che rimandano altrove, ad altri centri di interessi, a coloro che in linguaggio non giuridico si chiamano i mandanti occulti, categoria rilevante non solo sotto il profilo giuridico ma anche sotto quello politico e morale. Tutto questo scrivevano i giudici nel 2002, stiamo parlando di 7 anni fa. Il dato di fatto da cui parte la Corte è proprio che uccidere Borsellino subito dopo Falcone alla mafia non conveniva, proprio perché dopo la strage di Capaci il Parlamento aveva iniziato a discutere una serie di leggi dure, di decreti antimafia sul 41 bis e su altre misure, che poi, passata l'emozione della strage, il Parlamento si era imboscato, per cui a metà luglio, alla vigilia della strage di Via D'Amelio, il decreto già era avviato a non essere convertito, già si stava avviando a decadere. Fu proprio la strage di Via D'Amelio a costringere in qualche modo il Parlamento a riprendere in mano quel decreto e ad approvarlo subito. Se non fosse stato per la strage di Via D'Amelio, quelle norme antimafia varate sull'onda dell'emozione e dei funerali di Falcone erano già state accantonate da una classe politica che proprio di scontrarsi con la mafia non aveva alcuna intenzione, anche perché oggi sappiamo che lo Stato aveva già avviato la trattativa del ROS tramite Vito Ciancimino con i capi della mafia, con Riina e con Provenzano. E in quelle settimane Riina infatti si diceva abbastanza tranquillo, perché diceva, lo racconta il pentito Salvatore Cancemi, di avere avuto garanzie per il futuro direttamente da quegli ambienti milanesi che avevano ottimi rapporti con Mangano. Ecco perché secondo i giudici di Caltanissetta, questa, la sentenza poi è diventata definitiva, l'intervista di Borsellino su Dell'Utri, Berlusconi e Mangano è fondamentale per capire uno dei moventi del delitto Borsellino. La strage, l'abbiamo detto, arriva 59 giorni, 57 giorni dopo l'intervista. Che cosa dicono i giudici di Caltanissetta di questa intervista? Pur mantenendosi cauto e prudente per non rivelare notizie coperte da segreto o riservate, consultando alcuni appunti, Borsellino forniva indicazioni sulla conoscenza di Mangano con il Dell'Utri e sulla possibilità che il Mangano avesse operato come testa di ponte della mafia in quel medesimo ambiente. L'intervista non andò in onda, ma secondo i giudici non si può escludere che i contenuti dell'intervista siano circolati tra gli interessati mafiosi e che qualcuno ne abbia informato Riina. E che, scusate, tra gli interessati mafiosi, ma anche non mafiosi, ma anche fra le persone citate che comunque avevano grossi interessi nell'ambito televisivo anche francese, come abbiamo visto. Insomma, che qualcuno di questi abbia informato Riina, scrivono i giudici, e che Riina ne abbia tratto autonomamente le dovute conseguenze, visto che questa corte ritiene che il Riina possa avere tenuto presente per decidere la strage gli interessi di persone che intendeva garantire per ora e per il futuro. Secondo Cancemi, queste persone che Riina voleva garantire e preservare da possibili conseguenze giudiziarie erano proprio Berlusconi e Dell'Utri. Infatti nel 92, scrivono i giudici, la mafia era in condizione di sapere che Paolo Borsellino aveva rilasciato una clamorosa intervista nella quale faceva clamorose rivelazioni sui possibili rapporti di Vittorio Mangano con Dell'Utri e Berlusconi, rapporti che avrebbero potuto nuocere fortemente sul piano dell'immagine, sul piano giudiziario e sul piano politico a quelle forze imprenditoriali e politiche alle quali fanno esplicito riferimento
riferimento le dichiarazioni di Angelo Siino, altro pentito, e sulle quali i capi di Cosa Nostra decisamente puntavano per ottenere riforme amministrative e legislative che conducessero in ultima istanza a un alleggerimento della pressione dello Stato sulla mafia. Con quell'intervista, proseguono i giudici, Borsellino mostrava di conoscere determinate vicende, mostrava soprattutto di non avere alcuna ritrosia a parlare dei rapporti fra mafia e grande imprenditoria del Nord, a considerare normale che le indagini dovessero volgere in quella direzione. Non manifestava alcuna sudditanza psicologica, ma anzi una chiara propensione ad agire con gli strumenti dell'investigazione penale senza rispetto per alcun santuario e senza timore del livello al quale potessero attingere le sue indagini, confermando la tesi degli intervistatori che la mafia non era soltanto crimine organizzato, bassa macelleria militare, ma anche connessioni e collegamenti con ambienti insospettabili dell'economia e della finanza. Riina aveva tutte le ragioni di essere preoccupato per quell'intervento, che poteva rovesciare i suoi progetti a lungo periodo, ai quali stava lavorando dal momento in cui aveva chiesto a Mangano di mettersi da parte, perché intendeva Riina gestire personalmente i rapporti con il gruppo milanese, cioè il gruppo Fininvest. E non è un caso se poi troveremo Mangano a contatto con Dell'Utri nel novembre del 93, soltanto dopo che Riina è stato arrestato e che Provenzano ha preso in mano i fili della trattativa con i nuovi referenti politici. Insomma, chiudono i giudici, l'intervista è il primo argomento che spiega la fretta, l'urgenza e l'apparente intempestività della strage. Bisognava agire prima che, in base agli enunciati e ai propositi impliciti di quell'intervista, potesse prodursi un qualche irreversibile intervento di tipo giudiziario. I mafiosi temevano indagini sviluppate sul fronte milanese dei rapporti della mafia a Milano con i soggetti di cui Borsellino parla nell'intervista, che oggi sono al governo e al potere e in Parlamento. Borsellino dava fastidio per quello e per altri motivi e quindi bisognava eliminarlo, quindi era una strage preventiva sia per impedire a lui e ai suoi colleghi di indagare sui rapporti fra Mangano e i vertici del gruppo Fininvest, sia per impedirgli di ostacolare la trattativa che si era avviata con il ROS dei Carabinieri, visto che già lo scrivono i giudici nel 2002 e già ancora di più lo possiamo dire noi oggi con quello che è venuto fuori dalle testimonianze del figlio di Ciancimino. La trattativa era stata avviata subito dopo la strage di Capaci. Borsellino, come ci hanno detto Martelli e altri protagonisti politici dell'epoca, era stato avvertito di quella trattativa e evidentemente non la poteva condividere e quindi bisognava passare sul suo cadavere per portarla avanti. Infatti quella trattativa passò proprio sul suo cadavere. Ora è il momento di dare la parola a Paolo Borsellino in quel pomeriggio del 21 maggio 1992, 48 ore prima della strage di Capaci. Mentre guardiamo insieme l'intervista, non dimentichiamoci mai che mentre stava parlando ai due giornalisti francesi, Borsellino cominciava a morire. Vas-y, descends, Pierre. Attends, descends, il va pas. Vas-y, descends, toi, Pierre. On descend. Attends, on descend pas, toi. Vas-y, Pierre.
passons le score. Le score, c'est une façon de banaliser. Sì, per il dottor Borsellino, Fabrizio Calvi. Non ho capito. Ottavo piano. Huitième. J'arrête, hein. Tu me laisseras attention. C'est ça que je te laisse faire. Tu veux passer avant? Buongiorno. E arrivano sì. Gli altri colleghi. Quasi. Mi viene. Avete bisogno di prese? Foglio del genere corrisponde a un documento anche voluminoso. Non ci vuole tempo per andarli a pescare, perché Mangano fu coinvolto sia nel blitz di San Valentino, sia nel buonasera, come sta? Sia nel blitz di San Valentino sia nel processo Spato che fece negli anni 80 con Falcone a Palermo. Quello che ci risulta al processo Spato, l'essenziale è riportato in questa scheda qua. Per quanto riguarda il blitz di San Valentino, no, questo l'abbiamo, il blitz di San Valentino. Nonostante io me ne sia occupato per un certo periodo sul blitz di San Valentino, perché poi dichiarare in competenza di Palermo e lo trasmise, successo cioè sollevai conflitto di competenza e l'ho trasmesso a Roma. Per la verità si potrebbe andare a pescare questi documenti a Palermo, perché ci sono tutti, sono legati ai documenti armati che si facessero. Stamattina non sono arrivati né loro a cercarmi né io a esaminarli, perché è stata una mattina piuttosto movimentata. Stiamo preparando un altro blitz nel giapponese. Sì. Quando? Trasmettiamo oggi i atti a...
questo bisogna. Non c'è un nome. Ci sei so, eh? Sto con l'ex di là, no? C'è un problema. Là c'è. Ici. Oggi ci mettiamo anche a te, dice per le indagini preliminari, ma si vedrà qualche giorno che sono più di 50 persone. 50? Sempre la storia. No, questo riguarda specificamente un traffico di droga, sempre per la stessa zona. Sono esattamente 50 persone. Pronto? Ah, va bene, ciao. Senti, Lucia è scesa. Sì, è passato Bartolo a prenderla. Ah, ok, ciao, tante cose. È stato prosciolto da questo. Da questo omicidio, con la conseguenza che ha perduto il diritto alla protezione da parte degli Stati Uniti d'America. Eh sì, perché essendo stato prosciolto da un'autoaccusa, è risultato giudizialmente che aveva detto il falso. E sostanzialmente ha perso il diritto. Alla del programma, come si chiama, il programma della protezione, e infatti non è più negli Stati Uniti d'America. Dunque, cominciamo. Lei si è occupato di questo maxi processo di Palermo. Cosa ha fatto in questo maxi processo di Palermo? Ma io ero uno dei giudici istruttori, inizialmente eravamo quattro, che abbiamo raccolto le dichiarazioni di tutti i collaboratori che sono stati utilizzati in questo processo, Buscetta principalmente, ma anche tanti altri collaboratori minori che hanno dato un apporto dal punto di vista giudiziario, strettamente giudiziario, non meno consistente di quello di Buscetta. E poi ho redatto nell'estate dell'85 ho redatto il provvedimento conclusivo del processo, che va come ordinanza, maxi ordinanza, sulla base della quale si è svolto poi il giudizio di primo grado. Conosce bene gli imputati? Beh, pressoché tutti gli imputati. Quanti anche, ci sono? Beh, gli imputati del maxi processo erano circa 800, ne furono rinviate a giudizio 475. Beh, tra questi 475 ce n'è uno che ci interessa, è un tale Vittorio Mangano. Lei lo conosce, ha avuto a che fare? Sì, Vittorio Mangano l'ho conosciuto anche in periodo antecedente al maxi processo, precisamente negli anni fra il 75 e l'80. Ricordo di aver istruito un procedimento che riguardava delle estorsioni fatte a carico di talune cliniche private palermitane. Ah, pronto, se possiamo sospendere un istante. Pronto, Nino? Senti, volevo sapere com'è andata stamattina. Ci occupa? Sì. Ci vuoi prendere la questione? No, ci occupa. Soit en demi-plan là, hein, sur la question, hein, Pierre. Plus serré là. Plus près, ouais. Si. Hein? Un peu plus serré. Comme tu m'as fait le dernier plan, comme ça. Voilà, un peu plus serré. C'est bon. Je suis en gros plan. Pas très gros plan. Hein. Je suis comme ça. Un peu plus là. Ouais. Ok. Un peu plus large. À peine. C'est ton quand tu veux. Ok. Dunque, tra questi centinaia di imputati c'è uno che ci interessa, è un tale Vittorio Mangano. Lei l'ha conosciuto? Sì, Vittorio Mangano l'ho conosciuto in epoca addirittura antecedente al maxi processo, perché fra il 74 e il 75 Vittorio Mangano restò coinvolto in un'altra indagine che riguardava talune estorsioni fatte in danno di talune cliniche private palermitane, che presentavano una caratteristica particolare. Ai titolari di queste cliniche venivano inviati dei cartoni con all'interno una testa di cane mozzata. L'indagine fu particolarmente fortunata perché attraverso la marca dei cartoni
e attraverso dei numeri che sui cartoni usava mettere la casa produttrice, si poté rapidamente individuare chi li aveva acquistati e attraverso un'ispezione fatta in un giardino di una salumeria, un negozio di vendita di salumi che risultava aver acquistato questi cartoni, si scoprirono all'interno, sepolti in questo giardino, i cani con la testa mozzata. Vittorio Mangano restò coinvolto in questa inchiesta perché venne accertata la sua presenza in quel periodo come ospite o qualcosa del genere. I miei ricordi sono un po' affievoliti di questa famiglia, credo che si chiamasse Guddo, che era stata l'autrice materiale delle estorsioni. Fu processato, non ricordo quale sia stata l'esito del procedimento, però fu questo il primo incontro processuale che io ebbi con Vittorio Mangano, che poi ho ritrovato nel maxi processo, perché Vittorio Mangano fu indicato sia da Buscetta che da Contorno come uomo d'onore appartenente a Cosa Nostra. Mangano, uomo d'onore appartenente alla Cosa Nostra, c'è ça qui dit. Oui, c'est ce que dit Buscetta e Contorno. Okay. Uomo d'onore di che famiglia? L'uomo d'onore della famiglia di Pippo Calò, cioè di quel personaggio capo della famiglia di Portanuova, famiglia alla quale originariamente faceva parte lo stesso Buscetta. Si accertò che il Vittorio Mangano, ma questo già risultava dal procedimento precedente che avevo istruito io, e risultava altresì da un procedimento, cosiddetto procedimento Spatola, che Falcone aveva istruito negli anni immediatamente precedenti al maxi processo, che Vittorio Mangano risiedeva abitualmente a Milano, città da dove, come risultò da numerose intercettazioni telefoniche, costituiva un terminale del traffico di droga, di traffici di droga che conducevano le famiglie palermitane. E questo Mangano Vittorio faceva traffico di droga a Milano? Il Vittorio Mangano, se ci vogliamo limitare a quelle che furono le emergenze probatorie più importanti, risulta l'interlocutore di una telefonata intercorsa fra Milano e Palermo, nel corso della quale lui, conversando con altro personaggio delle famiglie mafiose palermitane, preannuncia o tratta l'arrivo di una partita di eroina, chiamata alternativamente, secondo il linguaggio convenzionale che si usa nelle intercettazioni telefoniche, come magliette o cavalli. Mangano è stato poi sottoposto al processo dibattimentale ed è stato condannato proprio per questo traffico di droga. Credo che non venne condannato per associazione mafiosa, bensì per associazione semplice, e riportò in primo grado una pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione. In che anno siete stato? In che anno era? In che anno riportò questa condanna? Sì. Riportò questa condanna in primo grado all'inizio del 1988. Ne aveva già scontato un buon numero di questa condanna. In appello, per le notizie che io ho, la pena è stata sensibilmente ridotta. Dunque, quando Mangano al telefono parlava di droga, diceva cavalli? Diceva cavalli e diceva magliette talvolta. Perché c'è, se ricordo bene, nell'inchiesta dell'Anselm Valentino un'intercettazione tra lui e Marcello Dell'Utri in cui si parla di cavalli. Sì, comunque non è la prima volta che viene utilizzata. Probabilmente, non so se si tratti della stessa intercettazione, se mi consente di consultare. Di consultare.
No, in questa intercettazione in cui si parla di cavalli è un'intercettazione che avviene fra lui e uno della famiglia degli Inzerillo. Ma ce n'è un'altra Sì, nella San Valentino con sì. lui e Dell'Utri. Sì, il processo di San Valentino, sebbene io l'abbia gestito per qualche mese, poiché mi fu assegnato a Palermo allorché i giudici romani si dichiarano incompetenti e lo trasmisero a Palermo, io mi limitai a sollevare a mia volta un conflitto di competenza davanti alla Cassazione, conflitto di competenza che fu accolto, quindi il processo ritornò a Roma o a Milano, in questo momento non lo ricordo. Conseguentemente non è un processo che io conosca bene in tutti i suoi dettagli perché appunto non l'ho istruito, mi sono dichiarato incompetente. Comunque lei, in quanto esperto, lei può dire che quando Mangano parla di cavalli al telefono vuol dire droga. Sì, tra l'altro questa tesi dei cavalli che vogliono dire droga è una tesi che fu asseverata nella nostra ordinanza istruttoria e che poi fu accolta a dibattimento, tant'è che Mangano fu condannato al dibattimento del maxiprocesso per traffico di droga. Fu condannato esattamente a 13 anni e 4 mesi di reclusione, più 70.000 lire, 70 milioni di multa, e la sentenza di Corte d'Appello confermò queste decisioni del primo grado, e sebbene da quanto io rilevo dalle carte vi sia stata una sensibile riduzione della pena. Dell'Utri E Dell'Utri non c'entra in queste storie. non è stato imputato del maxiprocesso per quanto io ne ricordi. So che esistono indagini che lo riguardano e che riguardano insieme Mangano. A Palermo. Sì, credo che ci sia un'indagine che attualmente è a Palermo, con il vecchio rito processuale nelle mani del giudice istruttore, ma non ne conosco i particolari. Dell'Utri, Marcello Dell'Utri o Alberto Dell'Utri? Le due. Non ne conosco i particolari, potrei consultare avendo preso qualche appunto, cioè si parla di Dell'Utri Marcello e Alberto, Le due. entrambi, I fratelli. sì. Quelli della Publitalia, insomma. Sì. E tornando a Mangano. Le connessioni tra Mangano e Dell'Utri. Si tratta di atti processuali dei quali non mi sono personalmente occupato, quindi sulle quali non potrei riferire nulla con cognizione di causa. Posso ulteriormente riferire che successivamente al maxiprocesso, o almeno all'istruzione del maxiprocesso, di questo Vittorio Mangano parlò pure Calderone, che lo ribadì la sua posizione di uomo d'onore e parlò di un incontro con Mangano avuto da Calderone, credo nella villa nella tenuta agricola di Michele Greco, insieme dove lo conobbe mentre si era ivi recato dopo aver compiuto un omicidio, almeno questo lo dice Calderone, assieme a Rosario Riccobono. Dello stesso Mangano ha parlato anche a lungo un pentito minore, che è recentemente deceduto, un certo Calzetta, il quale ha parlato dei rapporti fra questo detto Mangano e una delle famiglie di Corso dei Mille, la famiglia Zancla, i cui esponenti furono tutti sottoposti a processo, erano tutti imputati nel maxiprocesso. La prima volta che l'ha visto, quando era Mario? La prima volta che l'ho visto, anche se fisicamente non lo ricordo, l'ho visto fra il 70 e il 75, Per l'interrogatorio. per l'interrogatorio, sì. E E dopo è stato arrestato? fu arrestato fra il 70 e il 75. Fisicamente non ricordo il momento in cui lo vidi nel corso del maxiprocesso, perché non ricordo neanche di averlo interrogato personalmente io. Comunque si tratta di ricordi che cominciano ad essere un po' sbiaditi in considerazione del fatto che sono passati abbondantemente 10 anni, quasi 10 anni.
Mais il a été arrêté à Milan ou à Palerme? À Palerme la première fois. Ah, la première fois. La prima volta sicuramente a Palermo. Quando? A che epoca? Fra il 70 e il 75. 75. Fra il 75. E dopo, cioè fra il 75 e l'80. Fra il 75 e l'80. Probabilmente sarà stato a metà strada fra il 75 e l'80. Ma lui viveva già a Milano. Beh, lui sicuramente era dimorante a Milano, anche se risultò, lui stesso affermava di spostarsi frequentemente tra Milano e Palermo. E si sa cosa faceva? Lei sa cosa faceva a Milano? A Milano credo che lui dichiarò di gestire un'agenzia ippica o qualcosa del genere. Si è parlato anche comunque che avesse questa passione di cavalli risulta effettivamente a verità, perché anche nel processo questo delle estorsioni di cui ho parlato non ricordo a che proposito venivano fuori dei cavalli, effettivamente cavalli, non cavalli come parola che mascherava il traffico di stupefacenti. Sì, ma quella conversazione con De Lutri poteva anche trattarsi di cavalli. Bene, la conversazione inserita nel maxi processo, se non piglio errore, si parla di cavalli che dovevano essere mandati in un albergo, quindi non credo che potesse trattarsi effettivamente di cavalli. Se qualcuno mi deve recapitare due cavalli, me li recapita all'ippodromo o comunque al maneggio, non certamente dentro l'albergo. In un albergo dove? Ho vaghi ricordi, ma probabilmente si tratta del Plaza o di qualcosa del genere, sì. Di che città? Di Milano. Ah, per di più. Sì. Ho capito. E a Milano non ha altre precisioni sulla sua vita, su cosa faceva, su... Guardi, se avessi possibilità di consultare gli atti del procedimento, molti ricordi mi riaffiorerebbero, ma ripeto, si tratta di ricordi ormai un po'... sbiaditi dal tempo. Perché si è detto che ha lavorato per Berlusconi. Non le saprei dire in proposito, o anche se debbo far presente che come magistrato ho una certa ritrosia a dire le cose di cui non sono certo, poiché ci sono addirittura So che ci sono addirittura ancora delle indagini in corso in proposito, per le quali non conosco addirittura quali degli atti siano ormai conosciuti ed ostensibili e quali debbono rimanere segreti. Questa vicenda che riguarderebbe i suoi rapporti con Berlusconi è una vicenda che la ricordi o non la ricordi, comunque una vicenda che non mi appartiene, non sono io il magistrato che se ne occupa. Quindi non mi sento autorizzato a dirle nulla. Ma c'è un'inchiesta ancora aperta? So che c'è un'inchiesta ancora aperta. Su Mangano. E Berlusconi. Sì. E Berlusconi. A Palermo. Su Mangano credo proprio di sì. O comunque ci sono delle indagini istruttorie che riguardano rapporti di polizia concernenti anche il Mangano. E concernant quoi, c'est ça? C'est, il y a des rapports, mais il ne peut pas nous dire, puisqu'il y a le secret de l'instruction. Il y a le secret de l'instruction. Et l'enquête est toujours en cours. Questa parte dovrebbe essere richiesta a Guarnotta, che ne ha la disponibilità, quindi non so io se sono cose che possono dirsi in questo momento. Ma lui comunque era uomo d'onore negli anni 70. Ma... Beh, secondo le dichiarazioni di Buscetta, Buscetta lo conobbe già come uomo d'onore in un periodo in cui furono detenuti assieme a Palermo, periodo antecedente agli anni Ottanta. Ritengo che Buscetta si riferisca proprio al periodo in cui Mangano fu detenuto a Palermo a causa di quelle estorsioni del processo dei cani con le teste mozzate di cui ho parlato prima. Ma Buscetta come fa a dire che Mangano era un uomo d'onore? Evidentemente Buscetta è precisa ogni qualvolta indica una persona come uomo d'onore, precisa
quali siano state le modalità di presentazione di cui lui ha parlato in generale nelle sue dichiarazioni e poi specificamente ne parla con riferimento a ogni singola persona accusata, cioè la presenza di un terzo uomo d'onore che, garantendo della qualità di entrambe le persone che si presentano, presenta l'uno all'altro e l'altro all'uno. È un rito? Secondo il rituale, si tratta proprio di un rituale descritto non soltanto da Buscetta, ma descritto anche da Contorno e descritto da tutti i pentiti, descritto da Calderone e descritto da altri pentiti minori, gli uomini d'onore non possono scambievolmente presentarsi se non vi è la presenza di un terzo uomo d'onore che già è stato presentato ad entrambi e quindi si è in grado di rivelare all'uno la qualità di uomo d'onore dell'altro. È un rito di Cosa Nostra del quale abbiamo trovato decine e decine di conferme. Lei nelle sue carte non ha la data esatta dell'arresto di Mangano negli anni 70? Guardi, le posso dire che non ho la data esatta dell'arresto di Mangano perché mi manca il documento, però Buscetta parla di un incontro avvenuto nel carcere con Mangano, nel carcere di Palermo, un incontro avvenuto nel 1977. Mangano negò in un primo momento che vi fosse stata questa possibilità di incontro tra lui e Buscetta. Gli accertamenti espletati permisero di accertare che sia il Mangano che il Buscetta erano stati detenuti assieme a Lucerdone proprio nel 1977 e probabilmente forse in qualche anno prima o dopo il 77. 77 vuol dire che era dopo che Mangano aveva cominciato a lavorare per Berlusconi. Da quanto sappiamo lui ha cominciato a lavorare nel 75, 75 il duc a commencé. C'est 82 qu'il est là-bas. Non, ma il a commencé comme intendant en 75 là-bas. C'est pas sûr, tu as pas la preuve. Le posso dire che sia Mangano che Buscetta, sia Buscetta che Contorno non forniscono altri particolari circa il momento in cui Mangano sarebbe stato fatto uomo d'onore. Une chose que je voudrais savoir, c'est comment Mangano e Dell'Utri si sono connus, si sono connus d'après lui. Ça, je voudrais savoir. Lei sa come Mangano e Dell'Utri si sono conosciuti? No, non lo so perché questa parte dei rapporti di Mangano, ripeto, non fa parte delle indagini che ho svolto io personalmente, conseguentemente quello che ne so io è quello che può risultare dai giornali o da qualsiasi altra fonte di conoscenza, non è comunque mai una conoscenza professionale mia. E sul punto peraltro non ho ricordi. Perché sono di Palermo tutti e due, d'après voi? Sono di Palermo tutti e due. C'è possibile? Non è una considerazione che induce ad alcuna conclusione perché Palermo è una città direttamente come ad esempio Catania dove le famiglie mafiose erano composte di non più di una trentina di persone almeno originariamente in cui gli uomini di onore sfioravano le 2000 persone secondo quanto ci racconta ad esempio Calderone, quindi il fatto che fossero di Palermo tutti e due non è detto che si conoscessero. Sì, ma un socio di Dell'Utri, un tale Filippo Rapisarda, che dice che ha conosciuto Dell'Utri tramite qualcuno della famiglia di Stefano Bompardo. Guardi, Mangano era della famiglia di Portanuova, cioè la famiglia di Calò. Considerando che Cosa Nostra c'è una macchina vostra, una Renault di fronte, sì. Ho capito. La stanno portando via. Che devo dire alla vigilessa di lasciarla? Sì, lì dice se. Vabbè, ammesso che la vigilessa la lascia, perché sì. Lo sai che se le portano tutte queste macchine. Ma se le portano via? Sì, perché qui davanti non si può posteggiare. Oh.
No, fama, sua moglie che bisogna spostare la macchina. Che io dice? Temo di sì, perché non sì, è la sì. prima volta che viene qualcuno a trovarmi e poi quando scende la macchina non la trovo. Più. Questi sono gli scherzi normali. Ti rifaccio la domanda. C'è un socio di Marcello Dell'Utri, tale Filippo Rapisada, che dice che questo Dell'Utri gli è stato presentato da uno della famiglia di Stefano Bontate. Beh, considerato che Mangano ricordo appartenesse alla famiglia di Pippo Calò, evidentemente non sarà stato Mangano, non sarà stato qualcuno del, cioè non saprei individuare chi potesse averglielo presentato. Comunque tenga presente che nonostante la Palermo sia la città della Sicilia dove le famiglie mafiose erano più numerose, si è parlato addirittura in certi periodi almeno di 2000 uomini d'onore con famiglie numerosissime, la famiglia di Stefano Bontate sembra che in certi periodi ne contasse almeno 200, e si trattava comunque di famiglie appartenenti ad una unica organizzazione, cioè Cosa Nostra, e quindi i cui membri in gran parte si conoscevano tutti, e quindi è presumibile che questo Rapisarda riferisca una circostanza vera. Lei Rapisarda ne ha sentito parlare? Rapisarda, so dell'esistenza di Rapisarda, non me ne sono mai occupato personalmente. A Palermo c'è un giudice che se ne è occupato? Credo che attualmente se ne occupi, se vi è una inchiesta aperta anche nei suoi confronti, se ne occupi il giudice istruttore, cioè l'ultimo degli appartenenti, cioè il collega Guarnotta, cioè l'ultimo degli appartenenti al pool antimafia che è rimasto in quell'ufficio a trattare i processi che ancora si svolgono col rito, col vecchio codice procedura penale. Perché a quanto pare Rapisarda, Dell'Utri erano in affare con Ciancimino tramite un tale Alamia. Che Alamia fosse in affari con Ciancimino è una circostanza da me conosciuta e che credo risulti anche da qualche processo che si è già celebrato. Per quanto riguarda Dell'Utri e Rapisarda non so fornirle particolari indicazioni, trattandosi, ripeto sempre, di indagini di cui non mi sono occupato personalmente. Ma questo Ciancimino, ex sindaco di Palermo, è un mafioso. Ciancimino è stato colpito da mandato di cattura nel periodo in cui io lavoravo ancora a Palermo presso l'ufficio istruzione proprio per la sua supposta appartenenza a Cosa Nostra. Procedimento che si è svolto a dibattimento in epoca estremamente recente e nel corso del quale è stato condannato. Conseguentemente è stato accertato giudizialmente, almeno in primo grado, la sua appartenenza a Cosa Nostra. A cosa è stato condannato? Non ricordo esattamente, si tratta di una sentenza di qualche mese fa, della quale comunque non ricordo la condanna, non ricordo gli anni relativi alla condanna. Va. È chiaro che quando si fa riferimento a Cosa Nostra, dal punto di vista dell'organo giudiziario penale italiano, non viene considerato sempre necessario che la persona sia uomo d'onore all'interno di Cosa Nostra, perché queste sono regole dell'ordinamento giuridico mafioso. In Italia, secondo l'ordinamento giuridico statuale, si può essere condannati per 416 bis, cioè per associazione mafiosa, anche non appartenendo ritualmente a seguito di una regolare e rituale iniziazione a Cosa Nostra. Faccio l'esempio, peraltro molto diffuso nelle indagini che sono state fatte, di una famiglia mafiosa che si avvale di Cosa Nostra, che si avvale per la consumazione, abitualmente per la consumazione di taluni delitti di sangue, di giovani non ancora inseriti in Cosa Nostra, diciamo in periodo di tirocinio. Questo, secondo l'ordinamento giuridico statuale,
questi giovani killer che vengono reclutati da Cosa Nostra, ma non ancora ritualmente inseriti secondo la rituale cerimonia nell'organizzazione, fanno comunque parte dell'organizzazione criminosa secondo l'ordinamento giuridico statuale. E come, je voudrais revenir juste sur un truc, comment lui il peut analyser en tant qu'homme, là, je parle, la fusion entre guillemets par exemple d'industriel, de publiciste de renom comme Dell'Utri ou comme Berlusconi comme un industriel, avec des gens d'honneur de la mafia et tout, ou d'autres, pas uniquement ces deux cas, si tu veux. Comment il peut analyser ça? Pourquoi la Cosa Nostra s'intéresse à... Comment cette fusion peut se faire? Lei, in quanto uomo, non più in quanto giudice, come giudica la fusione che si opera, che abbiamo visto operarsi, tra industriali al di sopra di ogni sospetto come Berlusconi o Dell'Utri e uomini di onore di Cosa Nostra? Cioè Cosa Nostra si interessa all'industria? Come... Beh, a prescindere da ogni riferimento personale, perché ripeto, con riferimento a questi nominativi che gli ha fatto, io non ho personali elementi tali da poter esprimere opinioni, ma considerando la faccenda nel suo atteggiarsi generale, allorché l'organizzazione mafiosa, la quale sino agli anni 70, sino all'inizio degli anni 70, aveva avuto una caratterizzazione di interessi prevalentemente agricoli o al più di sfruttamento di aree edificabili. All'inizio degli anni 70 in poi Cosa Nostra cominciò a diventare una impresa anch'essa, un'impresa nel senso che attraverso l'inserimento sempre più notevole, che a un certo punto diventò addirittura monopolistico nel traffico di sostanze stupefacenti, Cosa Nostra cominciò a gestire una massa enorme di capitali, dei quali naturalmente cercò lo sbocco, perché questi capitali in parte venivano esportati o depositati all'estero, e allora così si spiega la vicinanza fra elementi di Cosa Nostra e certi finanzieri che si occupavano di questi movimenti di capitali. Contestualmente Cosa Nostra cominciò a porsi il problema e ad effettuare degli investimenti leciti o paraleciti, come noi li chiamiamo, di capitali. Naturalmente per questa ragione cominciò a seguire vie parallele e talvolta tangenziali alla industria operante anche nel nord, della quale in certo qual modo, alla quale in certo qual modo si avvicinò per poter utilizzare quelle capacità imprenditoriali al fine di far fruttare questi capitali dei quali si era trovato in possesso. Dunque lei mi dice che è normale che Cosa Nostra si interessa a Berlusconi? È normale il fatto che chi è titolare di grosse quantità di denaro cerca gli strumenti per poter questo denaro impiegare, sia dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare questo denaro. Naturalmente queste esigenze, queste necessità alle quali l'organizzazione criminosa a un certo punto della sua vita storica si è trovata di fronte, hanno portato ad una naturale ricerca degli strumenti industriali e degli strumenti commerciali per dove far trovare uno sbocco a questi capitali, e quindi non mi meraviglia affatto che a un certo punto della sua storia Cosa Nostra si è trovata in contatto con questi ambienti industriali. E uno come Mangano può essere l'elemento di connessione tra questi due mondi? Beh, guardi, Mangano era una persona che già in epoca ormai diciamo databile
abbondantemente di 2 decenni almeno. Era una persona che già operava a Milano, era inserita in qualche modo in un'attività commerciale. È chiaro che era una delle persone, vorrei dire anche una delle poche persone di Cosa Nostra, che erano in grado di gestire questi rapporti. Però lui si occupava anche di traffico di droga, l'abbiamo visto, ma anche di sequestro di persona. Ma tutti quei mafiosi che in quegli anni, siamo probabilmente alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, che approdarono a Milano, e fra questi non dimentichiamo che c'è pure Luciano Liggio, cercarono di procurarsi quei capitali che poi investirono nel traffico della sostanza stupefacente anche con i sequestri di persona. Lo stesso Luciano Liggio fu coinvolto in alcuni clamorosi processi che riguardavano sequestri di persona. Allora, non ricordo se si trattasse ad esempio di quello di Rossi di Montalera, ma probabilmente fu proprio uno di questi. E diversi personaggi che ancora ritroviamo come protagonisti di vicende mafiose a Milano si dedicarono a questo tipo di attività, che invece, salvo alcuni fatti clamorosi che costituiscono comunque l'eccezione, sequestri di persone, che invece a un certo punto Cosa Nostra si diede come regola di non gestire mai in Sicilia. Un investigatore ci ha detto che al momento in cui Mangano lavorava per Berlusconi c'è stato un sequestro, non a casa di Berlusconi, però di un invitato che usciva dalla casa di Berlusconi. Non sono a conoscenza di questo episodio. E questo sequestro fu fu implicato dentro tale Pietro Verdengo. Ritengo possa trattarsi, anche perché non ne conosco altri con questo nome, del mafioso che è stato protagonista di alcune vicende che hanno avuto estremo risalto di stampa in questi ultimi tempi, cioè del Pietro Verdengo, appartenente alla famiglia mafiosa, credo, di Santa Maria di Gesù, che è stato condannato all'ergastolo nel maxi processo con sentenza confermata in appello. Era imputato addirittura, credo che, di 99 omicidi, e per qualcuno di essi è stato condannato. Pietro Verdengo, personaggio che fu sicuramente uno dei più importanti del maxi processo, fra quelli coinvolti sia nel traffico dei tabacchi lavorati esteri all'inizio e nel traffico delle sostanze stupefacenti poi. Anzi, credo che un congiunto di Pietro Verdengo sia quel Di Salvo che risultò titolare di una delle raffinerie di droga scoperte a Palermo, proprio nella città di Palermo e precisamente nella zona di Romagnolo, Acqua dei Corsari. Una raffineria che fu scoperta mentre era ancora in funzione. Avete detto maxi processo, cioè Verdengo è stato giudicato con Mangano. Verdengo è stato giudicato nel maxi processo con Mangano. Loro due si conoscevano? Non lo ricordo se sono state fatte domande del genere o accertamenti di questo genere. C'è una cosa sulla quale vorrei venire, donc il considera, in gros, che Mangano è più o meno un poisson pilote. Mangano è più o meno un pesce pilota, non so come si dice, un'avanguardia. Sì, guardi, le posso dire che era uno di quei personaggi che, ecco, erano i ponti, le teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. Ce n'erano parecchi, ma non moltissimi, almeno fra quelli individuati. Altro personaggio che risiedeva stabilmente a Milano è uno dei Bono, credo che Alfredo Bono, che nonostante fosse capo della famiglia di Bolognetta, che è un paese vicino a Palermo, risiedeva abitualmente a Milano. E nel maxi processo in realtà devo dire Mangano non appare
come uno degli imputati principali. Non c'è dubbio comunque che, almeno con riferimento al maxi processo, è un personaggio che suscitò parecchio interesse anche per questo suo ruolo un po' diverso da quello attinente specificamente alla mafia militare. Anche se le dichiarazioni di Calderone lo indicano anche come uno che non disdegnava neanche questo ruolo militare all'interno dell'organizzazione mafiosa. Se mal non ricordo, Calderone parla di un incontro con Mangano avvenuto in un fondo di Stefano Bontate, dove il Mangano e Rosario Riccobono, sopravvenuti nel frangente, si dicevano reduci da un'operazione di sangue o qualcosa del genere. Devo dire che l'esito processuale però delle dichiarazioni di Calderone è stato un esito deludente, poiché dal punto di vista strettamente giudiziario, cioè delle condanne con riferimento agli accusati, delle dichiarazioni di Calderone è rimasto ben poco. È rimasto ben poco probabilmente perché, in concomitanza con le dichiarazioni di Calderone, è sopravvenuta quella dirompente sentenza o decisione della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha disconosciuto l'unitarietà dell'organizzazione criminosa Cosa Nostra, sostenendo che trattavasi invece di tante famiglie o tante organizzazioni avente ognuna una propria collocazione territoriale, cosicché il procedimento derivante dalla dichiarazione di Calderone è stato spezzettato, credo, in 10 o 12 tronconi, pochi dei quali restano ancora in piede e nessuno dei quali credo abbia avuto sino ad ora un esito dibattimentale definitivo e soddisfacente dal punto di vista dell'accusa. L'incidente. Dunque Mangano era uno capace di partecipare a azioni militari? Secondo le dichiarazioni di Calderone, sì. Quale azione militare non si sa? Ma ripeto, il Calderone parla di un incontro con questo Mangano avvenuto nel fondo di Bontate, nel quale Mangano e Rosario Riccobono si dicevano reduci di un'azione di sangue. Quando? Il periodo è sicuramente, credo che sia un periodo di poco precedente all'omicidio di Di Cristina, quindi dovremmo essere prima del 1978. Subito dopo la sua scarcerazione. Non saprei essere più preciso perché dovrei consultare gli atti. È citato in questo libro di Arlacchi questo episodio. Sì. Sì. Dice. Ci fai le prendre coupe de la basta après? Ne parla una sola volta in questo libro per la zona. Dice nel 1976, un giorno del 76, quindi io ricordavo 77, mi trovavo alla tenuta Favarella assieme a Pippo, eravamo seduti a discutere con Michele Greco. Ecco, non è Bontate, è Michele Greco, ora che io ricordavo la tenuta di Bontate mentre si tratta della tenuta di Michele Greco. Siamo seduti a discutere con Michele Greco quando arrivarono Rosario Riccobono e Vittorio Mangano, comandante di Pippo Calò, che avevo già incontrato a Milano. Erano venuti per informare Greco dell'avvenuta esecuzione di un ordine. Avevano appena eliminato il responsabile del sequestro di una donna e avevano pure liberato l'ostaggio.
Penso di ricordare anche a quale delitto si riferisce. Qual era? Si riferisce il calderone. Credo che perché in quell'epoca credo che venne sequestrata a Monreale una certa Gabriella o Graziella Mandalà, la quale qualche giorno dopo, credo appena 8 giorni dopo, fu ricomparve, diciamo, fu liberata, e subito dopo si verificarono tutta una serie di delitti estremamente raccapriccianti. Uno, un tizio che probabilmente era sospettato di aver partecipato a questo sequestro, fu ritrovato addirittura nella circonvallazione dentro un sacco di maderone con riferimento al suo incontro con Mangano. Fatto da Mangano. Calderone lascia capire in questo modo. Almeno da queste dichiarazioni che vedo riportate nel libro di Pino Arlacchi, credo che Calderone cita proprio questo fatto che mi ha fatto ricordare. Sì, le vittime avevano tra l'uccisione fatta da Ligio di due donne, della quale una viene stuprata e uccisa, una ragazza di 14 o 15 anni viene stuprata e uccisa subito dopo. Si tratterebbe un delitto analogo a quello per cui un tizio stamattina è stato. Sono tutta una serie di appunti, di schede di computer attraverso le quali occorre però risalire alla documentazione, delle quali alcuni sono sicuramente ostensibili perché fanno parte del maxi processo e ormai sì. Il maxi processo è conosciuto, è pubblico. Alcuni non lo sono perché sono riguardati indagini in corso, li dovrei fare esaminare da Guarnotte per poi. No, dicevo solo quei fogli di computer. Sì, però qualcuno di questi fogli di computer riguarda per esempio sta faccenda di Dell'Utri, Berlusconi, e non so fino a che punto sono ostensibili. Io glieli do. L'importante è che lei non dica che gliel'ho dato io. Sono soltanto, ecco, questo computer è organizzato in questo modo, questo è un indice sostanzialmente. Perché attraverso queste indicazioni noi cerchiamo Vittorio Mangano e il computer ci tira fuori tutti gli indici degli atti dove sappiamo che c'è il nome Vittorio Mangano. Però non sono gli atti, è l'indicazione di come si possono andare a trovare. Perché poi il processo è microfilmato, c'è lì una cosa, si cerca il microfilm e si tirano fuori. Cosa non sempre facile, perché ormai questi bobine microfilm sono diventati numerosissimi. Telefonata del 29 novembre 1986. Dell'Utri, dopo un periodo di lontananza da Berlusconi che dura qualche anno, quando Dell'Utri va a lavorare per quell'altro amico dei mafiosi, Rapisarda, e fa bancarotta fraudolenta con la Bresciano Costruzioni e finisce sotto inchiesta e sotto processo per bancarotta fraudolenta. Dopo che viene tutto scoperto, Rapisarda scappa all'estero, eccetera, riesce a farsi riammettere a casa Berlusconi. Nell'83 è tornato in Fininvest, adesso che ha fatto bancarotta è pronto per fare il grande salto manageriale, evidentemente le bancarotte da quelle parti fanno punteggio per la carriera, e quindi è diventato presidente e amministratore delegato di Publitalia. Nel frattempo sono nate le televisioni di Berlusconi, Publitalia procaccia la pubblicità, quindi è il polmone che porta i soldi dentro le aziende di Berlusconi, diventa presidente e amministratore delegato di questa azienda chiave, praticamente è il numero 2 del gruppo in tandem con Fedele Confalonieri, sono i due vice di Berlusconi. Che cosa succede? Passano altri 3 anni, Dell'Utri dunque sono già 3 anni che è tornato all'ovile, alla casa del padre, e nel novembre dell'86 c'è un attentato. Un attentato nella villa che Berlusconi ha nel centro di Milano, in via Rovani, un bel palazzetto che lui ha da tempo e che ha tutt'oggi.
Non è il primo attentato alla villa di Via Rovani, ce n'è già stato uno nel maggio del 75. Noi lo sappiamo non perché Berlusconi l'abbia denunciato, Berlusconi non denuncia mai le minacce, le estorsioni, le richieste mafiose, lui lo dice proprio al telefono, lo vedremo, lui paga e sta zitto, è un comportamento istituzionalmente ineccepibile, come è noto. Perché lo sappiamo? Perché proprio in questa telefonata, commentando questa bomba, rievocano l'altra, quella del 75. La prima bomba non si scorda mai, no? Questa è la regola, e quindi rievocano con un po' di commozione quell'altra bomba che esplose a casa di Berlusconi in via Rovani nel periodo in cui Mangano era stalliere ad Arcore, era fattore ad Arcore, era mafioso ad Arcore, era bombarolo ad Arcore, e loro sapevano che era stato lui nel 75 a mettergli la bomba nell'altra villa, ma gli faceva talmente tenerezza sto ragazzo che nonostante mettesse le bombe a case, nelle loro case, se lo tenevano ugualmente in casa senza muovergli la minima obiezione. Questa volta bis della bomba. Stavolta arrivano i carabinieri, quindi non riescono a tenerla nascosta, il botto è talmente forte che se ne accorgono tutti. Berlusconi viene convocato per un interrogatorio e dice di sospettare di Mangano, lui ormai lo riconosce, no? Dal botto, come gli fa esplodere la villa di via Rovani, Mangano non c'è nessun altro, e allora dice secondo me è di nuovo lui, e allora gli spiega tutta la storia, i carabinieri ovviamente immaginate ascoltano allibiti, no? Siamo nel 1986, ancora non si sapeva niente di Mangano, i rapporti, la mafia eccetera eccetera, e Berlusconi corre ad Arcore e va a telefonare a Dell'Utri per avvertirlo di quello che è successo, se non che Dell'Utri ha il telefono sotto controllo, stavolta lui per l'inchiesta per la bancarotta del gruppo bresciano, Rapisarda, e quindi anche questa telefonata è stata fatta sentire al processo di Palermo a carico di Dell'Utri, purtroppo la televisione non ve l'ha mai fatta sentire, Bruno Vespa è sprovvisto di plastico delle stalle di Arcore e quindi non ha mai ritenuto di dedicare una puntata a questa cosa, molto meglio Cogne, Garlasco, Erba, Perugia, quelli sì sono processi di interesse pubblico. Berlusconi dunque spiega la bomba a Dell'Utri, dice Marcello e Dell'Utri, eccomi, Dell'Utri parla per monosillabi perché davvero siciliano di un certo tipo al telefono non dice una parola, mentre Berlusconi è il solito chiacchierone che conosciamo. Marcello, eccomi. Allora è Vittorio Mangano, dice subito e Dell'Utri, che succede? No, certi nomi al telefono. E Berlusconi, sì, è lui che ha messo la bomba, ma non mi dire. Eh sì, e come si sa? Chiede Dell'Utri. Da una serie di deduzioni per il rispetto che si deve all'intelligenza. È fuori, dice Berlusconi, cioè è uscito dal carcere. Dell'Utri è sorpreso, gli risulta che Mangano sia ancora in galera, è stato arrestato nell'80, qui siamo nell'86, come vi ho detto Mangano rimane in galera fino al 91 e ha ragione Dell'Utri come vedremo. È fuori, dice Dell'Utri, sì sì è fuori, non lo sapevo neanche, no, strano tra l'altro che Mangano esce di galera e non va neanche a fare un salutino a Dell'Utri, no? Quindi lui è stupefatto. C'è questa cosa qui, da come l'ho vista fatta, dice Berlusconi, un chilo di polvere nera, una cosa rozzissima, ma fatta con molto rispetto, quasi con affetto, ecco sta parlando di una bomba in casa sua e già gli fa simpatia l'attentatore, no? Una bomba affettuosa. Credo sia l'unico caso di bomba affettuosa nella storia proprio del bombarolismo mondiale. È stata fatta solo sulla cancellata esterna. Secondo me è una RIC, quindi una richiesta. Un altro manderebbe una lettera o farebbe una telefonata. Lui ha messo la bomba. È tutto testuale, è il nostro Presidente del Consiglio che sta parlando con un attuale senatore della Repubblica. Dell'Utri dice perché? Perché non si spiega proprio, cioè non si spiega. E Berlusconi è purtroppo, io stasera sono stato interrogato dai carabinieri. Ecco, non purtroppo mi hanno messo una bomba, no? Purtroppo mi hanno interrogato i carabinieri. I carabinieri sono sempre dei brutti incontri per uno come Berlusconi. Dice mi hanno portato loro, quello di Monza, no? Sul fatto di Vittorio Mangano, già ho dovuto spiegargli chi è Vittorio Mangano a questi qua, no? E loro non sapevano. E io ho dovuto avvisare, cioè ho dovuto dire sì è vero era là, ce l'avevamo in casa per 2 anni, intanto ci metteva la bomba ma noi lo tenevamo, gli ho raccontato tutta la storia ma loro la sapevano benissimo peraltro, cioè si capisce, loro c'erano arrivati prima di me e avevano dei rapporti, i carabinieri, dai quali risultava che Mangano era stato assunto ad Arcore
sebbene si sapesse che era un delinquente mafioso, anzi, forse proprio perché si sapeva che era un delinquente mafioso. Loro ci erano arrivati prima di me e dell'Utri. Sì, sì, si capisce, loro lo sanno benissimo. Ecco, dice Berlusconi, io penso che sia lui, perché scusami, tu spiegami perché uno debba mettere una bomba, no? Non c'è un altro che può mettere le bombe, solo Mangano può mettergli le bombe in casa. Ma fatta proprio rudimentale, un chilo di polvere nera e dell'Utri, per dire faccio un botto. Faccio un botto, ma poi con molto rispetto, perché mi ha incrinato solo la parte inferiore della cancellata, un danno da 200.000 lire. Una cosa rispettosa e affettuosa, sta parlando sempre della bomba. E a questo punto dicono, è la stessa in via Rovani come allora. E qui cominciano a parlare dell'attentato del 75, tant'è che a un certo punto Berlusconi dice, questo qui è un chiaro segnale estorsivo, come via Rovani, ricordi? Il classico avvertimento estorsivo, il segnale di un'estorsione. Se ripensi a 11 anni fa, 1975, l'altro attentato. E poi Dell'Utri dice, ma se è vero che è uscito di galera, allora non può essere che lui. Ma tu sei sicuro che è fuori? E Berlusconi, sì, me l'hanno detto loro, i carabinieri, sbagliando, gli dicono che è uscito, mentre Mangano poi in realtà non può essere stato perché è ancora dentro. A questo punto Berlusconi passa con Falonieri e Dell'Utri, parlano di Mangano, scherzano, dicono questo Mangano si ripete, no? Fa sempre attentati uguali nello stesso posto, non è uomo di fantasia, dice con Falonieri e Dell'Utri, sì esatto, si ripete. E con Falonieri, ha cominciato 10 anni fa a far così, adesso ne ha 46, e Dell'Utri, sì, poi anche con un tentativo timido, per dire sono qui, come, come la lettera con la croce nera dell'altra volta, ti ricordi? Dice con Falonieri, quindi l'altra volta Mangano aveva messo la bomba in via Rovani e poi aveva lasciato una lettera con una croce nera di minaccia, di morte, ai suoi datori di lavoro, che se lo sono tenuto in casa ancora. E Dell'Utri, sì sì, tra l'altro c'era ancora la Bosco, quella lettera conservata, la Bosco è una segretaria, loro le lettere con le croci nere di minacce le conservano tutte, si vede che le hanno inquadrate proprio in ufficio, no? Se ne vantano. Diventando vecchi diventiamo cinici, Marcello, commenta con Falonieri, poi gli ripassa Berlusconi. Berlusconi ricomincia con la storia della bomba affettuosa, dice... Un altro manderebbe una raccomandata con scritto caro dottore, lui invece ha messo la bomba. Dell'Utri dice, e perché non sa scrivere? È ovvio, no? Se uno sa scrivere lascia un biglietto, se non sa scrivere povera creatura come fa a esprimersi? Sono forme di espressione diversa a seconda dei gusti. Stamattina gliel'ho detto ai carabinieri, dice Berlusconi, Dell'Utri si preoccupa, eh? E Berlusconi, gli ho detto ai carabinieri, sì in teoria se mi avesse telefonato io 30 milioni glieli davo. Scandalizzatissimi quelli, come 30 milioni? Come? Lei non glieli deve dare, che poi noi lo arrestiamo. E io dico, ma no, su, per 30 milioni. E immaginate la scena, i carabinieri che cercano di spiegare a un imprenditore che quando subisce un'estorsione deve denunciare chi gliela sta facendo, invece l'altro gli dice, no, no, ma io pago e sto zitto, no? E glielo dice ai carabinieri. Dice, ma vabbè, per 30 milioni. Del 1986, 30 milioni di lire. Dell'Utri è sconvolto, Madonna, come dire, ma proprio ai carabinieri devi dire che tu quando ti fanno le estorsioni paghi. Cioè non si dicono certe cose, fai come me che parlo a monosillabi. Poi hanno circondato la villa, dice Berlusconi, io e Fedele siamo scesi dalla macchina paurosissimi che ci sparassero a noi. Adesso siamo protetti a vista, ormai non si avvicina più, questa è la telefonata. Notturna, come vi ho detto, è la telefonata che fa Berlusconi a mezzanotte e 12 minuti tra il 28 e il 29 novembre dell'86, appena esplosa la bomba. Pronto? Buonasera, sono Daniela, glielo passo. Ecco, grazie. Eccomi. Allora, Vittorio Mangano. Che succede? Si è messo la bomba. Non mi dire. Sì. E come si sa? Da una serie di deduzioni per il rispetto che si deve all'intelligenza. Ah, fuori. Ah, è fuori? Sì, fuori. No, non lo sapevo neanche. E questa cosa qui, da come l'ho vista, fatta con un chilo di polvere nera, una cosa rossissima, ma fatta con molto rispetto, quasi con affetto, è stata fatta soltanto sulla cancellata esterna. Ah.
come una un altro manderebbe una lettera o faremo una telefonata. Invece sulla bomba. Perché? Perché non si spiega proprio. Cioè non si spiega se non c'è un Io purtroppo stasera sono stato interrogato dai carabinieri, mi hanno portato loro quello di Monza, no? Sul sì. fatto di Vittorio Mangano. Sì. E io ho dovuto avvisare, insomma, cioè ho dovuto dire sì, è vero, era là, già raccontato la storia, che loro lo sapevano benissimo, peraltro. Sì, sì, loro sì, sono arrivati prima di me. Sì, sì, la sanno benissimo, sì, sì. Tra l'altro, io penso che sia lui. Sì, sì, sì. Perché, scusami, tu spiegami perché uno deve mettere una bomba. No. Ti dirò. Sì, poi... Una bomba fatta proprio rudimentale, con un chilo di polvere nera. Quindi proprio... Proprio... Sì, sì. Quel sistema. Per dire, faccio un botto. Faccio un botto, ma poi con molto rispetto. Perché mi ha inclinato soltanto la parte inferiore della cancellata. Una cosa, un danno da 200.000 lire. Sì, sì, sì. E una cosa anche rispettosa ed affettuosa. Pronto? Sì, sicuro, insomma. Vabbè. Se ci pensi.
Sì, sì, no, non ho dubbi, sapendo che è fuori ti dirò, certezza, non c'è dubbio. Poi perché la dinamica è di una semplicità proprio... Sì, sì, alla mangano. Sì, sì, sì. Poi un'ora di polvere nera, un chilo di polvere nera, cioè proprio il minimo... Sì, sì, cioè proprio come dire, ti faccio sentire, sono qui presente... Sì. Uno mi aveva dato una raccomandata, caro dottore, e lui mi ha messo una bomba. Che non sa scrivere. Poi insegna la vita. No, no, ma... No, ma... Stasera glielo ho detto anche i carabinieri. Tu se mi avessi telefonato io 30 milioni glieli davo. Scandalizzatissimi, come 30 milioni? Come? Dai, poi noi lo arrestiamo, gli dico, ma no, giù per 30 milioni. Ma noi abbiamo circondato la villa, no? Ah, no. Sì. Ma la villa, noi siamo scesi io per dire dalla macchina, paurosissimi, si sparassero a noi. Ah, tutti adesso siete guardati a vista? No, no. Beh, sì, siamo protetti a vista. Ormai? No, ormai non si avvicina più. Comunque secondo me io non penso che sia proprio così. Sì, sì, sì. Questo qui. No, ma scusa, non c'è dubbio allora. Se è uscito. Non c'è... Spiegami che altra genesi potrebbe avere una bomba. Appunto, ma dico. Lo sapremmo. L'avremmo già saputo, no? Appunto, cioè la gente ci sarebbe dato una lettera. Una cosa. E questa qui è, siamo qui. Sì, sì. Proprio. Se guarda, è sicuro. È sicuro. L'unica cosa che vabbè, poi casomai vediamo. Vabbè, sentiremo. Va bene, aspettiamoci richieste. Ok. Ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao. Il 30 novembre, ore 14.01, Dell'Utri parla con Berlusconi e gli dice di avere già convocato a Milano Tanino Cinà. Tanino Cinà è un suo vecchio amico mafioso palermitano che è imparentato tramite la moglie con i capi della mafia dell'epoca, Bontate e Teresi, e che è stato condannato poi per partecipazione all'associazione mafiosa in primo grado insieme a Dell'Utri e poi è morto subito dopo, ma in quell'86 è vivo e vegeto. Chiama Cinà, che è l'anello di congiunzione fra Dell'Utri e i mafiosi DOC, lo convoca a Milano, Cinà prende il primo aereo, va a Milano e Dell'Utri lo incarica delle indagini su quell'attentato, tant'è che Cinà ha fatto le indagini, ha scoperto che Mangano non è mai uscito di galera, è tornato da Dell'Utri, gli ha dato la bella notizia, non c'entra Mangano, bella poi vedremo, e Dell'Utri telefona presente Cinà a Berlusconi. E gli dice, io stamattina ho parlato con quello lì e poi ho visto Tanino, che è qui a Milano. È da escludere quell'ipotesi, l'ipotesi Mangano, ma lui Mangano non lo nomina al telefono. Dice, perché è ancora dentro, cioè ancora in carcere. E Berlusconi, non è fuori? No, scusate, Dell'Utri dice, è ancora dentro, non è fuori. E Berlusconi, ah, ho capito. E Dell'Utri, Tanino... mi ha detto che è assolutamente proprio da escludere, ma proprio categoricamente. Berlusconi non è che gli dice chi è sto Tanino, in fondo è uno che ha una lavanderia come copertura nel centro di Palermo e fa il mafioso, come fa a conoscerlo Berlusconi? Lo conosce benissimo, tant'è che dice non dice chi è Tanino, sa benissimo chi è. E Dell'Utri dice comunque poi ti parlerò di persona, ci sono delle cose ancora più pesanti che non si possono dire al telefono. E poi aggiunge c'è da stare tranquillissimi, in realtà non c'è da stare tranquillissimi un bel niente perché poi sta bomba qualcuno l'ha messa e chi l'ha messa? I giudici di Palermo scopriranno che l'ha fatta mettere Nitto Santapaola, siamo nell'86 e la mafia per le elezioni dell'87 è in programma di votare per i socialisti per punire la Democrazia Cristiana che non ha bloccato il maxi processo di Falcone e Borsellino, ma prima di dare il voto ai socialisti vogliono contrattare dei favori in cambio e quindi chi meglio di Dell'Utri o Berlusconi o tutti e due possono fare da tramite fra la mafia e l'ambiente craxiano, visto che sono amici di entrambe le parti. Ecco perché l'attentato. Dell'Utri? Sì. Il dottor Marcello? Chi lo desidera? Il dottor Berlusconi. Attendo un attimo. Grazie. Pronto? Ciao, dottor Dell'Utri. Sì. Il dottore? Sì, grazie. Marcello? Sì. Ciao, Marcello. Ecco, ciao.
Dunque, io stamattina ho parlato con quello lì e poi ho visto Tanino, che è qui a Milano. E invece è da escludere quell'ipotesi, perché è ancora dentro, non è fuori. E Tanino mi ha detto che assolutamente lo bisogna escludere, ma proprio categoricamente. Comunque poi vi parlerò di persona. Per cui non c'è proprio, guarda, veramente nessuna da stare tranquillissime, secondo me.